Evento clou della terza giornata del Festival d'Europa, la conferenza internazionale The State of the Union, promossa dall'Istituto Universitario Europeo. I lavori sono stati aperti da un messaggio del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Secondo il Capo dello Stato, oggi in Europa ci sono troppi problemi sociali ed economici e l'UE deve rispondere alle attese delle nuove generazioni. L'Europa deve proseguire sulla via delle riforme, dell'effettivo sollecito avvio di indispensabili politiche comuni a sostegno della ripresa dell'economia e dell'occupazione. Renzi e Monti, da una parte il sogno degli Stati Uniti d'Europa, dall'altra il rigore di bilancio secondo le regole imposte dall'Unione. Auguro ai miei figli e alle nuove generazioni che davvero l'Europa sia una speranza e non un incubo. Con queste parole il sindaco di Firenze ha salutato in Palazzo Vecchio, davanti anche all'ex premier, l'inizio dei lavori della conferenza internazionale The State of the Union. Mario Monti, dall'alto del suo prestigio internazionale, ha sottolineato la necessità di mantenere una disciplina di bilancio, non perché costretti dall'Unione o dalla Germania, ma perché nell'interesse delle future generazioni di italiani, togliendosi un sassolino dalla scarpa nei confronti del sindaco Renzi, che aveva criticato le politiche del suo governo ritenute troppo succubi rispetto ai voleri della cancelliera Merkel. Tra gli interventi più seguiti della giornata, quello del Presidente della Commissione Europea Barroso. La parola chiave è stata confidence, fiducia. Ricostruirla è l'obiettivo, con una politica comunitaria che si faccia forte e decisioni comuni fra gli Stati e i popoli. Dal canto suo la Presidente della Camera, Laura Boldrini, guarda l'Europa come un modello di valori comuni nel nome dei diritti. Anche se gli Stati, ha sottolineato Boldrini, devono fermare i nazionalismi crescenti che stanno allontanando l'Unione dai suoi valori fondanti. Dal palco dei relatori di The State of the Union, il neo ministro per l'integrazione Cecile Kyenge ha rilanciato per un percorso legislativo che mette al centro lo ius soli, il riconoscimento ai figli di immigrati della cittadinanza italiana dal momento della loro nascita. Non è ammissibile, ha detto il ministro, che in un paese come il nostro si diventi italiani solo a 18 anni. Il lavoro, l'occupazione e i giovani, temi richiamati a più riprese nel corso degli eventi del Festival d'Europa. Così proprio la creatività, il talento e il fare impresa nel settore del web e delle nuove tecnologie sono stati argomenti di dibattito dell'incontro organizzato da